Nuovo appuntamento con TRG Plus e visto che siamo oramai in fase, speriamo quantomeno, di ripartenza delle attività, ci avviamo alla fase 2 per quanto riguarda l'emergenza Covid nella regione. Questa sera nostro ospite di questo appuntamento con TRG Plus è la presidente del GAL Alta Umbria, Giuliana Falaschi, che saluto subito, ben ritrovata presidente. Buonasera anche a voi, grazie, buonasera. Allora, fase di ripartenza, di fatto il GAL non si è mai fermato con la sua attività, le sue missioni, le sue iniziative. Come è stato, Presidente, questo periodo di fase sicuramente emergenziale dal punto di vista sanitario e forse proprio per questo ancora più importante operare sul territorio? Assolutamente, noi anzi colgo l'occasione per ringraziarvi di averci dato questa opportunità per informare anche tutti i nostri soci, ma anche i comuni, le associazioni di categoria, tutti quelli che fanno riferimento anche al GAL come territorio, proprio per informarvi che la nostra attività è svolta come sempre, da remoto, smart working, ma insomma l'attività va avanti e questo è estremamente importante in un momento di estrema difficoltà come questo. Tutte le risorse possibili e disponibili dobbiamo poterle attivare e quindi poter andare avanti con i bandi in corso, e su questo appunto intendo rassicurare tutti quanti, perché il lavoro viene svolto e viene svolto bene sia a Città di Castello che a Gubbio. Per quanto riguarda, diciamo, l'attività che in particolare in quest'ultimo periodo, nel mese di marzo, fine febbraio e marzo, è stata svolta, intanto intendo informarvi che sono stati approvati circa 21 progetti rivolti agli enti pubblici che riguardano in particolare la riqualificazione dei centri storici, il paesaggio, soprattutto nei borghi più piccoli, anche il patrimonio storico culturale anche delle città, diciamo, medio-grandi. Quindi è estremamente importante questo, perché parliamo di circa 2.800.000 euro di risorse messe a disposizione su questo bando. E mi auguro a questo punto che i comuni rapidamente riescono ad attivare, diciamo, tutte le procedure per fare le gare pubbliche e quindi assegnare i lavori, perché come sappiamo sono risorse che provengono dalla Comunità Europea, abbiamo anche l'esigenza e una tempistica da dover rispettare, diciamo, nella rendicontazione dei progetti, come tutti ben sanno. Quindi spero in questa rapida collaborazione anche da parte delle amministrazioni locali. Sempre nel mese di marzo sono stati liquidati circa una decina di progetti privati relativamente al mondo dell'artigianato, e qui noi abbiamo fatto un bando proprio per il sostegno alle piccole imprese artigiane che riguardavano la riqualificazione delle botteghe, ma anche l'introduzione per esempio di macchinari innovativi, e diciamo siamo arrivati proprio alla fase della liquidazione, quindi lavori fatti, interventi fatti su piccole realtà che veramente in questo momento possono rappresentare innanzitutto la identità anche di un borgo, di un determinato territorio, ma soprattutto, diciamo, sono quelle che sono e vanno in difficoltà. Inoltre abbiamo portato a compimento l'istruttoria del bando relativo al commercio, sono arrivate circa 38 domande, quindi insomma un bel numero, e sono tutti diciamo commercianti che riguardano il settore della bar, della ristorazione e comunque anche degli esercizi commerciali per il settore agroalimentare. Quindi era un bando rivolto alla promo commercializzazione dei prodotti del territorio, e parliamo ovviamente di un numero importante, 38 domande. Ora in questo caso l'istruttoria, che dal nostro punto di vista era già finita, attende l'integrazione che abbiamo chiesto alle aziende. Purtroppo in questo periodo si trovano in difficoltà a dover procedere con appunto l'invio ai nostri uffici degli ulteriori documenti richiesti, ed è chiaro che noi possiamo e dobbiamo andarli incontro, e quindi aspetteremo il tempo necessario affinché possano integrare le domande e che possano avere tutti l'opportunità
di essere finanziati. Anzi, a questo proposito voglio anche dire che abbiamo avuto un incontro con l'assessore regionale all'agricoltura proprio per far presente la particolare situazione di questo mondo, del mondo appunto del commercio, che si trovava già prima, diciamo, in difficoltà, lo è ancora di più oggi che purtroppo c'è questa situazione di blocco totale, c'è stato per tutto il mese di marzo, e quindi diciamo sono situazioni particolarmente difficili. È importante che le domande che sono state presentate, che saranno accettate, vengano finanziate, quindi noi a questo proposito abbiamo chiesto all'assessore di poter avere ulteriori risorse anche per questo settore in particolare. Inoltre, nel mese di marzo abbiamo anche predisposto un piano per il sostegno alle manifestazioni locali. Questo, diciamo, è quello che noi facciamo tutti gli anni insieme ai comuni. Cerchiamo di condividere insieme alle amministrazioni locali una serie di interventi di sostegno alle manifestazioni che insieme a loro, come CDA, reputiamo più interessanti, ma anche più idonee, diciamo, a questo tipo di sostegno. Purtroppo, nonostante la graduatoria qui era già stata fatta, la selezione ugualmente era già stata approvata nel CDA, abbiamo avuto una serie di rinunce, di annullamenti, di manifestazioni. Nel primo semestre direi sono state tutte annullate e solo alcune di queste verranno riproposte in autunno. Per cui a questo punto il progetto andrà avanti con, diciamo, le manifestazioni rimanenti, e chiederemo l'autorizzazione alla Regione per procedere anche in questo senso. E naturalmente in un periodo di grandi difficoltà come questo qui, credo che anche un sostegno nel settore specifico della promozione, che è quello che possiamo fare noi, sia estremamente importante per le manifestazioni che riguarderanno la seconda metà dell'anno. Stiamo lavorando anche insieme ad altri GAL della nostra regione ad un progetto di cooperazione endoregionale, detto al momento la denominazione Osterie del Gusto, e poi troveremo anche, diciamo, una definizione più idonea, però diciamo adesso per identificare il progetto, riguarda proprio la creazione e la promozione di un circuito che riguarda la ristorazione tipica. Ed è estremamente importante anche questo, e ci sono risorse significative, e a questo proposito abbiamo già affidato il servizio che è relativo alla realizzazione del disciplinare per partecipare a questo circuito. Diciamo, questo in sostanza è ciò che è stato fatto in questo ultimo periodo. Perfetto, queste le iniziative molteplici su variegati ambiti. Invece, cosa bolle nella pentola del GAL a stretto giro di posta? Bene, ecco, noi stiamo lavorando ad un bando estremamente importante che riguarda promo-commercializzazione delle produzioni agricole del nostro territorio, e parliamo di 70 chilometri in linea d'aria. Per realizzare questo bando noi abbiamo fatto una fase partecipativa estremamente importante con l'associazione di categoria dell'agricoltura, in particolare proprio sui contenuti da mettere nel bando, come caratteristica del GAL di partire proprio dal basso, nei limiti ovviamente indicati dal PSR regionale. Quindi insieme a loro abbiamo costruito questo bando, che attualmente è all'attenzione della Regione per l'approvazione. Anche qui parliamo di quasi 1 milione di euro, è estremamente significativo, e ci sarà la possibilità di sostenere l'acquisto sia dei prodotti del nostro territorio che le manifestazioni che, all'interno delle quali vengono promossi. Quindi parliamo di aiuto, quindi, sia ai privati nell'acquisto dei prodotti che agli enti pubblici, o meglio ai partenariati pubblico-privati, che presenteranno, diciamo, richiesta per le proprie manifestazioni.
L'altro bando invece su cui ci stiamo rivolgendo anche, devo dire, su particolari richieste di alcuni enti pubblici che lo ritengono estremamente, anzi la gran parte devo dire, importante, che è un bando rivolto sempre agli enti pubblici, ma per il potenziamento dei servizi rivolti alla popolazione, e quindi mi riferisco ai servizi sociali, didattici, sanitari, socioculturali. In questo caso la percentuale di contribuzione, di finanziamento che noi saremo in grado di sostenere sarà dell'80%, e quindi è estremamente significativo, soprattutto in un momento come questo, direi, dove le problematiche anche di carattere sanitario e sociale sono estremamente, diciamo, toccanti, presenti, e tutti ce ne accorgiamo di quanto è importante, insomma, anche porre l'attenzione ai servizi di questo genere. Perfetto, credo che abbiamo fatto un po' il quadro a 360 gradi delle attività sia appena trascorse che in itinere del GAL Alta Umbria per quanto riguarda il nostro territorio. Non mi resta che ringraziare tantissimo proprio la presidente del GAL Alta Umbria, Giuliana Falaschi, ovviamente dandogli l'appuntamento per un prossimo, ovviamente una prossima occasione con cui magari parlare di ulteriori iniziative che il GAL porta sempre avanti. Grazie mille, Presidente. Grazie, grazie anche a voi. Buonasera. E dunque tutto per questo appuntamento con TRG e Plus. Vi lascio con la programmazione della nostra emittente.